Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Se non sapete che cos'è Back to the Arcade, guardate nella descrizione. Oggi vi parlo di un gioco del quale ho tanti bei ricordi. Non ce la faccio, troppi ricordi. Turrican 2 The Final Fight, un platform run and fire sviluppato per Commodore 64 da Rainbow Arts e convertito poi per Amiga 500 da Factor 5. Ma si dice Turrican! Guarda che il nome è preso dal cognome italiano Turricano, quindi zitto! Ma io... Zitto! Ecco, bravo, bevite pure qualcosa, va! E bevite Samara e non rompere i coglioni! Nel gioco impersoneremo Brent Maguire, un membro dell'equipaggio della nave spaziale Avalon 1. Durante una missione di esplorazione ai confini dell'universo, la nostra nave viene assaltata. Dei mutanti, guidati dall'imperatore alieno conosciuto come The Machine, sterminano i nostri compagni. Ultimo superstite dello scontro, Bren indosserà quindi la tuta da combattimento Turrican con un solo scopo: distruggere The Machine e vendicare i propri amici. Ci sono 5 mondi divisi in livelli che compongono l'intero gioco. Abbiamo a disposizione 3 armi principali, il multi, il laser ed il beam, e 2 armi opzionali, il surround ed il powerline. Possono essere potenziate sparando ad uno specifico tipo di nemici o scoprendo blocchi nascosti che, se colpiti, rilasciano upgrade e power-up per recuperare la barra della vita. Inoltre abbiamo anche la possibilità di trasformarci in una ruota dentata indistruttibile, motivo per il quale il gioco spesso viene associato a Metroid. Questa forma ci consente di esplorare e raggiungere zone e potenziamenti altrimenti inaccessibili, di piazzare un numero infinito di mine e di usare una mossa speciale che avremo a disposizione una sola volta per ogni vita. Tra i vari power-up c'è anche uno scudo che ci rende vulnerabili ai danni per pochi secondi. Perché giocare Turrican? Perché a mio avviso non invecchia mai. Partiamo dal gameplay. Non è un semplice vai avanti e spara. Anche se il gioco ogni tanto ci indica la direzione da seguire per raggiungere la fine dello stage, la cosa migliore è fare tutto l'opposto. L'esplorazione viene sempre premiata trovando vite extra, potenziamenti o cristalli per ottenere un continue in caso di game over. Potremmo anche incappare in un mini boss opzionale. Occhio però, perché ogni stage ha un limite di tempo per arrivare al termine. I quadri sono immensi, tanto che anche io, che lo rigioco periodicamente a 25 anni dall'uscita, spesso trovo nuove aree nascoste. Il gioco inoltre offre un bel livello di sfida e non è mai ripetitivo, tanto che a un certo punto cambia e diventa uno shoot 'em up di astronavi. Anche in questo caso il gioco muta di continuo, facendoci pilotare la navicella prima in modo classico, poi in un quadro in cui saremo in balia dello scrolling del livello, fino a doverla governare ad una velocità assurda perché vittima di un'avaria. Anche qui ci sono curiosità da scoprire, come ad esempio la presenza di questo oggetto, decisamente uguale al pod di R-Type ma in manutenzione. Io non ve lo dico, scopritelo da soli. A livello visivo e soprattutto sonoro, Turrican 2 lascia ancora oggi a bocca aperta. La grafica è colorata, curata, tutto scorre fluido a 50 frame per secondo ed il gioco ha tantissimo parlato. Il nome di ogni arma raccolta e power-up verrà pronunciato da Bren, e all'epoca era una cosa veramente rivoluzionaria. Un'altra cosa che secondo me vi farà amare il gioco è la colonna sonora, che io trovo stupenda, evocativa e mai ripetitiva, composta da Chris Halsbeck. Ma non si dice! T'ho detto zitto, non lo conosco il tedesco, quindi accontentate. Il titolo di ogni canzone è a tema con il livello di appartenenza, e nel menu principale c'è la possibilità di accedere alla host. Anche la cura di questi dettagli era una cosa abbastanza insolita per l'epoca e che fa amare secondo me il gioco anche a distanza di anni. Dove potete trovare Turrican 2? Usate Google, perché ovviamente la versione per Amiga oggi è introvabile. A meno che non abbiate degli amici che vi conoscono molto bene e ve la regalano. Grazie ancora! Giocatevi anche il primo capitolo, che ha delle differenze a livello di gameplay, ma secondo me merita esattamente quanto il secondo. È uscito anche un terzo capitolo, e con versioni e riedizioni varie per SNES e Mega Drive, ma ve le sconsiglio. In descrizione trovate un link ad un sito con tante curiosità, guide ed approfondimenti sulla storia del gioco. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale per vedere altre recensioni e lasciatemi un commento per sapere cosa ne pensate. Alla prossima! Ciao! Motivo per il quale... Dove piloteremo? Senza beh. Abbiamo un bel livello di speed...